che è in atto in questi 2 anni e mezzo. E sulla Roma Latina, la posizione sua, che sosterrà a tavolo con i sindaci interessati dall'opera, sarà quella di rimodulare il progetto. Ha convocato un tavolo per il 7 novembre, un tavolo a cui prenderanno parte i sindaci dei vari comuni che aggettano sulla Pontina, e ho invitato anche i consiglieri regionali e l'assessore regionale Mauro Alessandri. E questo è un momento in cui, insomma, bisogna necessariamente fissare una linea, e prenderemo atto della linea anche del presidente Zingaretti. Dalle considerazioni fatte, c'è anche la possibilità, l'idea, così di rimodulare questo progetto per renderlo operativo. E la rimodulazione potrebbe essere quella di valorizzare diciamo, in maniera prioritaria il collegamento con l'autostradale attraverso la Bretella, Cisterna, Valmontone. Mentre invece sulla Pontina potrebbe essere fatto un lavoro di messa in sicurezza e di allargamento. Io credo che alla fine il risultato sia, forse addirittura potrebbe anche essere migliore, insomma, questo lo si discuterà, insomma, a questo tavolo, perché si favorirebbe appunto il collegamento con l'autostrada, che è una criticità del nostro territorio, ma allo stesso tempo si alleggerirebbe anche il carico del traffico pesante sulla Pontina, da una stima fatta da uno studio. Così vado a memoria, si dovrebbe ridurre del circa il 30% il traffico pesante, e quindi l'opera forse diventerebbe meno complicata. Poi adesso vediamo, insomma, sulla base della normativa, parliamo di 480 milioni del CIPE, insomma, che dobbiamo fare in maniera che non vadano persi. Novità in vista anche per il palazzetto e per il teatro. Sì, dunque, per il teatro siamo addirittura d'arrivo nella presentazione della scia. Presumo che per entro metà novembre sarà presentata la scia ai Vigili del Fuoco. Abbiamo ottemperato alle varie prescrizioni. La stagione partirà il 4 novembre, poi ci sarà un secondo spettacolo il 9 novembre, insomma, per i quali probabilmente si procederà diciamo, adottare dei titoli autorizzativi, ma poi io credo che si arriverà appunto all'obiettivo che auspichiamo tutti. Il teatro vorrei che diventasse veramente un luogo di produzione della cultura e non ciò che è stato un semplice così posto dove fare unicamente gli spettacoli teatrali che hanno il loro valore, però insomma quel posto merita secondo me un'altra connotazione, insomma. Per quanto riguarda il palazzetto, sapete benissimo che intanto il basket e il calcio a 5 lo stanno utilizzando, mentre il volley purtroppo è stato penalizzato da una normativa federale che prevede che l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto debba essere data solo dopo presentazione di una certificazione del comitato di vigilanza per quanto riguarda la sicurezza, soprattutto in tema di antincendio. Sono stati effettuati alcuni lavori, lavori edili, altri lavori invece sono stati frutto del reperimento di una certificazione, però insomma con la tempistica purtroppo mi dispiace che il volley in questo momento è penalizzato e deve utilizzare insomma, il primo impianto utile è a Napoli, quindi mi rendo conto del loro disagio. Io auspico che alla presentazione insomma, ci sono ancora alcuni lavori da fare. Però ecco, la certificazione della messa in atto di questi lavori, che possa ecco, consentirci magari anche di avere una possibile deroga, ecco, che permetta un'accelerazione dell'utilizzo di questo impianto.